Benvenute e benvenuti all'ultimo appuntamento con Loving Books, dialoghi di libri e sui libri, un ciclo di dialoghi ideato e curato da Nicola Vassallo, realizzato dalla Biblioteca Universitaria di Genova in memoria di Rossella Panarese, giornalista, ideatrice di Radio Trescenza, prematuramente scomparsa proprio alla vigilia dell'inaugurazione di questo ciclo. Un ringraziamento che deve rappresentare un saluto e un riconoscimento a tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa. In primis Nicola Vassallo, la professoressa Nicola Vassallo, che ha ideato questo ciclo. Dopodiché voglio ricordare e ringraziare Gianni Ansaldi, che ha curato le immagini, le riprese e la produzione dei video di questo ciclo. Sabrina Berlizzi al trucco. E poi voglio ricordare i colleghi e le colleghe della Biblioteca Universitaria di Genova che hanno curato la presentazione di questi video. Mariangela Bruno, che si è occupata del coordinamento della comunicazione, della grafica. Sabina Errile, che ha gestito il sito web e la divulgazione. Alessandro Pisani, che ha curato le musiche originali di questo ciclo. Poi voglio ringraziare tutte le istituzioni pubbliche e private che hanno voluto supportare e sostenere questo ciclo. La Fondazione Lelio e l'ISLI Basso, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, la Fondazione Filosofi Lungologlio, la Fondazione Nil De Jotti, la Fondazione Onda, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Università degli Studi di Sassari. Infine, gli sponsor che hanno sostenuto questa attività, quindi l'Università degli Studi di Genova e Coop Liguria. Lascio l'ultimo momento di ringraziamento per un saluto e un tributo a tutti i relatori e le relatrici che si sono avvicendate in questo percorso. Anna Longo, Giuseppe Cederna, Antonio Dalla Venezia, Francesca Vecchioni, Alberto Di Aspro, Eva Cantarella, Dacia Maraini, Umberto Curi, Andrea Panzavolta, Salvatore Settis, Mariangela Bruno, fino ad arrivare ai relatori di oggi, Gianni Berengo Gardin, Susanna Berengo Gardin e Gianni Martini. Oggi infatti presentiamo In parole povere, un'autobiografia con immagini che è il libro curato da Susanna Berengo Gardin che racconta la vita del fotografo e dell'uomo Gianni Berengo Gardin. Gianni Berengo Gardin è fotografo di rilevanza internazionale, autore di oltre 250 volumi, che ha ottenuto il Leica Oscar Barnack Award nel 1995 e nel 2008 il Lucie Award. Susanna Berengo Gardin si è occupata in ambito universitario di ricerca e di didattica in campo storico-artistico e storico-architettonico. Giornalista pubblicista, ha collaborato con alcune delle maggiori testate italiane di design, arredamento e architettura e dal 2014 cura l'archivio fotografico di Gianni Berengo Gardin. Ad animare il dialogo con loro c'è Giovanni Battista Martini, curatore dell'archivio Lisetta Carmi, degli archivi Florence Henri e dell'archivio delle opere fotografiche di César Domela. Ha curato numerose esposizioni per istituzioni italiane e straniere dedicate ad artisti contemporanei e all'avanguardia storica. Dirige dal 1969 la storica Galleria Martini e Ronchetti di Genova. Ringraziando ancora voi tutte e tutti per questa opportunità, per questa iniziativa, auguro a noi un buon ascolto e arrivederci. Grazie dottor Giannone per la presentazione. Un grazie particolare a Nicola Vassallo per aver ideato questo ciclo di Loving Books che ci consente di parlare di fotografia. E sono molto felice di poter parlare con Gianni e Susanna Berengo Gardin
e di questo bellissimo libro, che è veramente una testimonianza straordinaria, non solo del suo lavoro, ma anche della fotografia proprio del dopoguerra in Italia. Io direi, comincio subito con la prima considerazione o domanda, e parto da leggere, leggo nel sottotitolo un'autobiografia con immagini. Però la domanda è diretta a Gianni. Secondo te questo libro senza Susanna ci sarebbe stato? No, assolutamente non sarebbe esistito, perché io ero abbastanza contrario a fare questa mia autobiografia, perché pensavo non interessasse a nessuno e quindi ero un po' restio. Però poi mi sono adattato a rispondere alle domande, perché la Susanna ha fatto tutto lei, io mi sedevo in divano e lei mi faceva domande e io cercavo di rispondere. Infatti gli dovevo estorcere le risposte, perché... Ma l'idea com'è nata poi di questa autobiografia? Perché i libri di Gianni, sappiamo, libri fotografici sono veramente tantissimi e poi ne parleremo in modo più ampio. Ma questo in particolare, non avendo mai lui testimoniato su se stesso, chi è venuta l'idea? Com'è nata l'idea del libro? In realtà l'idea nasce da un'intuizione di contrasto, che è un editore di libri di fotografia che ha una serie di... ha anche una collana in cui la fotografia viene anche raccontata a parole, appunto. E quindi è stata una richiesta loro. E l'idea di Alessandro Amauro è stata appunto di mettere in dialogo noi due. È stata, come dire, anche una felice intuizione, no? Perché insomma, comunque sì, attraverso la relazione tra di noi viene fuori poi la sua vita, che poi è anche un po' la mia di vita, insomma. Quindi c'è questo intreccio, certo. E in effetti, dal mio punto di vista, diciamo che la parte più divertente, più interessante è stata, diciamo, è stata la parte sulla sua adolescenza, sulla sua giovinezza, che è la parte più legata alla nostra storia familiare. Ecco, scrivere quella parte, dal mio punto di vista, al di là appunto della sua storia professionale, alla fine ovviamente è stata la parte che mi ha più coinvolto e più divertito. Però è anche abbastanza raro che un padre e una figlia sappiano costruire proprio insieme un lavoro, un'opera, in questo caso un'opera creativa come è un libro, un racconto. E ora, ha già raccontato brevemente Gianni come si sono svolti, come si è svolto proprio questo lavoro, cioè è stata una tua registrazione, però credo che... Allora, prima di tutto c'era la parte di registrazione, che voleva dire riuscire a prenderlo nei pochi momenti in cui era a Milano, era in studio ed era disponibile, perché già quella era un'impresa, farlo sedere sul divano e fargli delle domande a cui lui, insomma, rispondeva, non rispondeva, poi diceva, ma non so, non mi ricordo, no, però dai, questa roba qui la sai già, ecco. Per cui mi toccava, sì, fargli la domanda una volta, poi aspettare, poi tornare di nuovo alla carica, poi magari andavo anche a ricostruire delle parti, no? Andando a ritroso nel materiale che avevamo in studio, cercando un po' tra la documentazione, tra i libri, perché un po' segue, cioè, Il racconto segue un po' gli anni della giovinezza, dell'infanzia, dell'adolescenza, e poi si concentra su alcuni punti nodali della sua vita professionale. Ecco, non so, il lavoro sui manicomi, la collaborazione con l'Olivetti, il tour in club italiano, insomma, quelle che sono state un po' le tappe fondanti della sua carriera professionale.
qui credo che entri molto in ballo il tuo lavoro che stai facendo proprio come archivio, cioè come curatrice dell'archivio, perché così, il fatto di conoscere tutta una serie di documenti, di percorsi suoi e così via, è l'unico modo che permette proprio di ricostruire con precisione come è stato fatto proprio questa carriera straordinaria. Insomma. Sì, da certo punto di vista è un valore in più, ovviamente, perché mi so muovere all'interno dell'archivio e dall'altra forse magari mentre lo scrivevo mi chiedevo anche se in realtà un occhio esterno forse non avesse potuto, come dire, prendere anche delle altre strade che... Però non mi pare che ci sia questa dimensione familiare all'interno, no, del racconto, cioè mi sembra estremamente... Però è anche vero che, diciamo, che lui, come dire, con un estraneo magari si sarebbe impegnato di più. Forse è vero, perché ormai io sono un po' assente dall'archivio, quindi fa tutto lei, le ricerche, le scelte delle foto. Sì, io sono un po', faccio il pensionato io un po', e allora mi affido a lei. Diciamo che mi lascia tutta la parte noiosa, ecco. Però quando c'è da fare certe scelte è comunque super presente, non è vero che non ho dubbi. Figurati. Perché le volte che ti incontro hai sempre comunque la macchina fotografica con te, e allora parlare di pensione credo che sia un termine estremamente così lontano, insomma. A proposito, appunto, di entrando un po' nel vivo della pratica della fotografia, c'è un capitolo del libro che si intitola proprio Passione e professione. E cito questa tua frase: la fotografia è prima di tutto una grande passione, solo in un secondo luogo è una professione. Ma sì, perché io ho fatto a Venezia 6 anni il foto amatore, facevo un altro lavoro, lavoravo in negozio dei miei che avevano un negozio di vetri di Murano a Venezia. E dopo 6 anni mi sono deciso a fare il salto e diventare professionista, ma all'inizio era solo una passione. Poi è diventata una passione che mi faceva guadagnare, perché dovevo mantenere una famiglia. E quindi è continuata la passione ed è diventata anche un lavoro. Però quello che ho ancora oggi è la passione. La passione, perché non tutti i lavori li facevo con passione, devo dire la verità. Alcuni lavori erano abbastanza commerciali e quindi non mi entusiasmavano molto, però il 70% erano lavori che sceglievo io di fare e quindi facevo e non era un lavoro, ecco, era un divertimento per me, una ricerca piacevole. Beh, ad esempio c'è poi tutto il lavoro su commissione che hai fatto, ad esempio il grande lavoro che hai fatto per il Turing, piuttosto che poi tutte le commesse Olivetti, e poi ne parleremo magari in modo un po' più approfondito, ma c'era un modo diverso in cui ti ponevi di fronte a quei lavori
per il touring erano molto piacevoli perché giravamo tutta Italia e tutta Europa e quindi erano molto interessanti, anche se qualche volta mi annoiava un po' fare certe fotografie, ma in complesso era sempre la ricerca di qualcosa che interessava a me. E così anche nell'industria, la IBM, la Olivetti, l'Italsider, era sempre la ricerca dell'uomo, quello che mi ha interessato è il reportage sull'uomo e il suo ambiente. Certo, anche parlando di architettura, quando adesso erano domande che pensavo di fare dopo, ma questo diventa di attualità in questo momento, questo rapporto che hai avuto con Renzo Piano, tutti i lavori che hai seguito. Seguito quasi tutti i lavori del passato, ho lavorato per 15 anni, 20 anche forse per Renzo in Italia e all'estero e quindi per Renzo facevo, che mi interessava molto, quasi sempre i cantieri e quindi c'era anche l'uomo, l'operaio, che mi interessava in modo particolare. Il mio genere di fotografia era. E quindi è stata molto interessante, non solo lui, ma anche per altri architetti. Per Piano, per esempio, ha seguito tutti i lavori del Porto di Genova, sì. No? Dall'inizio alla fine, quello sì. L'hai seguito proprio per sì, passo poi, per passo. La Basilica, il Linguotto. Osaka, l'aeroporto di Osaka. Osaka, il Padre Pio, la Basilica, l'Auditorium a Roma, insomma, per anni ho fatto tutte le cose che faceva lui. E anche alcune delle foto che ha fatto in quei lavori per Piano, alcune di quelle foto sono diventate poi alcune dei suoi, diciamo, tra virgolette, masterpiece, comunque delle sue foto. Che lo rappresentano proprio come esatto, cosa, sì. Certo. Anche perché non ti è mai interessato o forse non interessava neanche a lui l'immagine finale bella dell'architettura, ma semplicemente tutto il processo. Ah, perché Renzo gli piaceva che facessi le foto di cantiere perché tante cose che si vedono mentre si costruisce, poi finito l'edificio non le vedi più. Certo. E quindi a Renzo interessava proprio questa parte nascosta, diciamo, dei suoi lavori. Certo. C'è una tua citazione che mi piace diciamo, leggere, che dice: sono sempre stato interessato all'architettura come spazio abitato, come luogo di relazione tra le persone. E anche attraverso la fotografia tu cercavi proprio di raccontare, esatto, questo rapporto tra l'architettura e le persone. Quella che i francesi chiamano la foto umanista. Certo. È anche un'idea che ti viene dal fatto che hai cominciato a fotografare l'architettura per Bruno Zevi. Per Bruno Zevi, che aveva questa idea, no? Poi dell'architettura come spazio abitato, come spazio vissuto dall'uomo. Esatto. Affrontiamo un argomento molto, molto importante, che è quello dei libri. Dei libri tuoi, naturalmente, di fotografia, e intanto la passione dei libri, che ho letto che l'hai ereditata da tuo padre. Sì, mio papà era
griofilo in qualche modo. Era pur facendo un lavoro di ragioniere abbastanza umile, diciamo, faceva dei sacrifici terribili per comprare libri. E poi, siccome allora i libri non erano relegati, li faceva rilegare personalmente tutti quanti. E quindi io sono vissuto gli anni giovanili in mezzo ai libri. E poi facendo dei sacrifici terribili, aveva comprato la Trecani, che allora costava una follia, a rate l'aveva comprata. E io per anni mi sono divertito da morire a vedere questi libri dei Trecani, che c'erano tutte le storie. Mi ricordo, leggevo tutta la storia degli antichi romani sulla Trecani. Io sono arrivato a 15 anni vivendo con la Trecani. Anche se oggi i giovani la Trecani la snobano un po', perché hanno i telefonini, hanno tutti questi, ma io amo molto la carta. E per me è inconcepibile leggere un libro su uno schermo televisivo o su un computer. Ho bisogno di sentire la carta al tatto. Addirittura da ragazzino e anche dopo, certi libri mi piacevano di più se era un tipo di carta che mi piaceva. Sì, proprio l'oggetto libro. E poi c'è una tua dichiarazione molto interessante che dice: piuttosto che una stampa, a proposito di fotografie, di libri di fotografia, piuttosto che una stampa originale, mi piaceva avere 100 foto stampate in un libro. È nei libri che riesco ad apprezzare il lavoro di un grande fotografo. Ma certamente quello, tanti amano le foto da collezione. Io non amo le foto da collezione di un autore. Certe volte mi scrivono, per esempio adesso, ma scritto Martin Parr, che vuole 5 mie fotografie e mi dà 5 fotografie sue. A me non me ne frega niente delle 5. Preferisco 5 libri di Martin Parr, che capisco tutta la sua produzione, cosa fa un fotografo. E quindi ho sempre disilluso i colleghi che dicevano: ma guarda che presuntuoso, non gliene frega niente delle mie fotografie. Non è che non me ne fregasse niente le fotografie, volevo un suo libro per capire cosa, che lavoro faceva e che genere di foto faceva. Ma trovo che ci sia una stretta relazione anche con la passione che hai per un certo tipo di scrittura o di scrittori. Questo aspetto proprio del racconto attraverso le immagini nel libro di fotografia si capisce poi perché, cito dei tuoi autori, credo preferiti, no? Salgari, Hemingway, Dos Passos, Steinbeck, Simenon. Perché in questi scrittori, evidentemente, che cosa hai trovato? Ma perché, per esempio, un po' perché era di moda quando io avevo 15-16 anni, eravamo stati appena liberati dal fascismo e c'erano gli americani, e quindi gli scrittori americani mi piacevano particolarmente, Faulkner,
Steinbeck, Dos Passos, Hemingway naturalmente. E poi erano così descrittivi che io, quando sono andato in America, sapevo già cosa volevo fotografare e cosa mi aspettavo di trovare, perché l'avevo già letto nei libri. E poi anche, specialmente Dos Passos, oltre alle cose che descriveva, era anche un lavoro politico che faceva, e quindi mi piaceva doppiamente Dos Passos. È un po' anche quello che poi tu racconti attraverso le immagini nei tuoi libri. È inutile chiedere quali sono i tuoi libri tuoi ai quali tieni di più, o comunque dove ritieni ci sia stato in qualche modo un passo ulteriore rispetto a... Allora, il libro che amo di più è uno dei primi 2 o 3 libri che ho fatto su Venezia, che si chiama Venice de Saison. E allora l'avevo offerto a 8 editori italiani e tutti me l'avevano rifiutato, perché prima di tutto era in bianco e nero e non a colore, e poi anche perché non era la Venezia classica cartolina che si aspettavano. Poi Bruno Zevi mi ha fatto a Londra con queste foto una mostra all'Istituto di Architettura. È passato di lì un editore svizzero, l'ha visto e subito ha avuto un grande entusiasmo, mi ha mandato un telegramma: venga a Losanna che facciamo il libro. Credevo fosse uno scherzo, ormai ci avevo rinunciato a fare il libro. Ed è stato un grande successo, anche perché soprattutto c'erano 2 testi di Giorgio Bassani e di Mario Soldati, che allora erano molto in auge. E quindi con questo libro è stato un passepartout per me, perché mi ha aperto molte strade, molte possibilità di lavoro. E poi soprattutto perché... Però in realtà il lavoro più utile che secondo me ho fatto è quello con Morire di classe con Basaglia sui manicomi. Perché... Insieme a Carla Cerati. Però perché è stato il lavoro più conosciuto, il lavoro più utile, perché per una causa come quella che portava avanti Basaglia di aprire i manicomi. Infatti qui ti cito di nuovo, dove in un passo del libro scrivi: credo che l'impegno stesso del fotografo debba essere sociale e civile, e questo libro ha contribuito effettivamente molto alla chiusura poi delle case di... Sì, perché inizialmente Basaglia, devo dire, l'ho conosciuto perché Carla Cerati doveva andare per l'Espresso a fargli delle fotografie e mi ha chiesto di accompagnarla perché non si sentiva un ambiente un po' così duro, difficile. E ho detto sì, volentieri ti accompagno, ma guarda che stai covando un serpente in corpo, perché se io vengo faccio foto anch'io
E quindi divento tuo concorrente. No, 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 vieni lo stesso. E infatti siamo andati e abbiamo fatto delle foto, parecchie foto, e quando gliele abbiamo mostrate a Basaglia, Basaglia ha detto molto bella, molto interessante. Io con la mania, la mia mania di fare libri, gli ho detto ma perché non facciamo un libro? Sì, sì, entusiasta, subito. Basaglia ha telefonato all'Einaudi, i suoi amici dell'Einaudi con i quali pubblicava già, e ha fatto Morire di classe con 40 foto mie e 20 della Carla Cerate. E quindi è stato un libro utilissimo, anche perché lui, per ottenere la famosa legge 180 per la chiusura dei manicomi, aveva distribuito a tutti i parlamentari italiani una copia del libro. Il libro, guarda, non era sulla malattia, era le condizioni nelle quali erano tenuti i malati di mente, anche se Basaglia incominciava già a fare dei miglioramenti, non è che l'ha fatta da un giorno all'altro, ci ha messo 5 anni a trasformare e poi a chiudere i manicomi. E quindi il lavoro è stato talmente utile che ancora oggi, nel 2021, Morire di classe lo utilizzano all'università nei corsi di psichiatria per far vedere come allora erano ottenuti i malati di mente. Interessante che specie di carcere o di lager tedeschi, insomma, che nel libro le foto vengono riprodotte ma senza indicare quali siano tue e quali siano della Carla Cerati. E secondo te qual è lo sguardo diverso tuo e da quello di Carla Cerati? C'è una differenza? Ma direi di no, perché fotografavamo un po', facevamo foto di reportage abbastanza simili. E poi l'argomento era unico e quindi non c'è una grossa differenza. E quindi in altri lavori che ho fatto con Luciano D'Alessandro, con Gabriele Basilico, erano altri argomenti, allora si vede di più la differenza, ma in quello di Morire di classe penso non ci sia una grande differenza. È il tema che è unico. Sì, il libro con Luciano D'Alessandro, Dentro le case, che tra l'altro mi fa molto piacere citare Luciano D'Alessandro, c'è in questo periodo una bellissima... Anche musica. Quello non abbiamo fatto la scelta di non citare di chi erano le varie fotografie, proprio per far sentire l'unità di ricerca che avevamo, che poi si è rivelato un guaio, perché negli anni gli editori, i giornali chiedevano a lui le mie foto e a me le foto di Luciano, e dovevamo fare sempre una gran confusione, no, non è mia, è di Luciano e viceversa. E quindi da allora non abbiamo fatto più, se ho fatto libri con Gabriele Basilico e con altri, specifichiamo bene i nomi, perché sennò poi col senno di poi diventa difficile per un editore, un giornale,
capire di chi sono le foto. Ma in quel caso vi eravate divise l'Italia, mi pare, no? Con D'Alessandro, sì, con la parte del nord. Luciano, io ho fatto fino a Roma, lui ha fatto da Roma in giù, compresa la Sicilia, e poi abbiamo fatto Roma assieme. Bene. Poi un altro libro che mi interessa molto, un tuo commento così più esteso, questo confronto con Paul Strand, naturalmente con Zavattini. Con Zavattini. Ma, allora, io avevo... Ritorna vent'anni dopo, in qualche modo. Con Zavattini ci eravamo conosciuti e incontrati perché aveva fatto dei testi ai miei libri e non avevo mai osato dirgli che il libro, pur essendo un bellissimo libro, Un paese di Strand, non mi piaceva perché era troppo poetico, troppo romantico, troppo piacevole, diciamo. Poi con gli anni sono diventato amico di Zavattini e una sera in via Angela Merici, dove lui abitava, parlando e più del meno gli ho detto: senti, io ti devo dire la verità, il libro di Strand, pur considerando Strand un grandissimo fotografo, non mi piace. E lui mi ha detto: ma perché non ti chiedi? Ma perché non è quello che intendevi te? Perché Zavattini addirittura avrebbe voluto fare un'indagine su tutti i cittadini di Luzzara, e che era una cosa un po' impossibile. Ma poi gli interessava il lato sociale, e nel lato sociale, in questo di Strand, pur essendo bellissime foto, non gli piaceva. Allora gli ho detto: ma sai, io lo vedrei un altro modo. Bene, mi dice, vai domani mattina a Luzzara e incomincia a fare la tua Luzzara. In effetti non sono andato subito, perché mettermi in confronto con Strand, che era già famosissimo, io non ero nessuno, non me la sentivo. Poi ci ho ripensato, sono andato e ho fatto il libro dal punto di vista sociale, dei personaggi, i lavori che facevano, gli ambienti, le case, dentro le case, perché mi piaceva fotografarli nell'ambiente dove viveva. Il libro gli è piaciuto tanto, moltissimo, infatti ne hanno fatto 2-3 edizioni e... Non ricordo adesso, sì, se il titolo l'ho scelto, l'abbiamo scelto assieme, ma gliel'ho suggerito io, Un paese 20 anni dopo, perché erano passati 20 anni da quando era fatto Strand. Devo dire, col senno di poi, oggi ho rivalutato molto il libro di Strand. Perché, sai, allora eravamo nel 68, avevamo tutte idee rivoluzionarie, volevamo cambiare il mondo e non l'abbiamo cambiato. Però questo libro mi sembrava un po' troppo romantico. Invece oggi è proprio quello che ha apprezzo nel libro, belle fotografie. Beh sì, perché c'era poi una cultura particolare dell'impostazione dell'immagine, dell'inquadratura. Poi Strand viene dagli anni 20, proprio come concezione proprio dell'immagine fotografica. Sì. Anche gli stessi apparecchi che usava, era spesso il banco ottico, cioè
c'era tutto un modo, un approccio diverso, evidentemente. Sì, ma anche i libri che ha fatto sulla Francia, sulla Scozia, era un altro tipo di fotografia in quegli anni. Certo. Che forse noi non apprezzavamo, cioè l'apprezzavamo ma non volevamo farla quel tipo di fotografia noi. Certo. Eravamo molto più sul sociale, sul politico. Citi molto spesso la tua passione per il cinema, a parte andare al cinema naturalmente e la conoscenza della storia del cinema, eccetera. Hai mai pensato di usare la cinepresa? No, me l'hanno chiesta, ma io me l'hanno chiesto 2 o 3 volte, ma io ho sempre rifiutato perché ho visto che tutti i fotografi che poi hanno fatto cinema, non hanno fatto cinema, hanno continuato a fare fotografie con un altro mezzo. Si ripetevano, diventavano noiose. Allora ho detto, non vorrei diventare noioso anch'io e non ho ma sempre rifiutato. Come ho rifiutato di fare la moda, di fare still life, di tante cose, perché non sentivo. Devo dire che sono stato fortunato anche che tutti mi hanno chiesto foto di reportage e poi io spingevo a fare foto di reportage anche per le Olivetti. Ho fotografato per 20 anni, non ho fatto mai still life, l'oggetto macchina, ma ho fatto sempre il lavoratore, l'operaio nel suo ambiente di lavoro, certo. E così all'Alfa Romeo e poi devo dire che in quegli anni frequentando gli operai, specialmente quelli dell'Alfa Romeo che erano molto ma molto politicizzati, praticamente tutti gli operai erano adesso sono dei piccoli borghesi, starei per dire, ma allora erano combattivi, era la classe operaia come la intendevamo noi, e quindi mi sono stati utili oltre per il lavoro che facevo per la mia formazione politica. Certo. Il cinema comunque preferivi andare a vederlo con Sartre. E com'era Sartre come persona? Ma allora, io l'ho conosciuto perché mio suocero, quando ero a Parigi, mi aveva presentato una signora che allora aveva un salotto molto vivo, molto attivo. E io, che parlavo poco francese, andavo lì per sentire parlare la gente e imparare il francese. E c'era la Juliette Gréco, c'erano attori del cinema, intellettuali, e io ero giovane, stavo lì in un angolino a ascoltare questa gente. E tra gli altri ascoltavo anche Sartre che veniva, che era già noto Sartre, ma non era Sartre famosissimo. E lui non mi aveva notato, perché io ero sempre zitto in un angolino. Poi un giorno, non so come, mi ha detto, ma tu cosa fai? Perché non parli mai? Perché...
E gli ho detto, ma perché sto imparando il francese? E così abbiamo chiacchierato il più del meno. E abbiamo parlato soprattutto di Hemingway, perché a lui gli piaceva moltissimo Hemingway e anche a me piaceva molto Hemingway. Allora avevamo un argomento di parlare. E poi abbiamo parlato della passione del cinema. Allora, non so com'è, un giorno mi ha detto, vieni che andiamo al cinema. E io ho detto, sì, volentieri. E andiamo a vedere un film di cowboy, proprio di pistoletta. Un film che è abbastanza scemo, se vuoi. Io dicevo, ma guarda, come mai sa che un intellettuale così va a vedere? E poi altre 4-5 volte mi ha sempre portato a vedere film di cowboy. E io ho capito che probabilmente nessuno dei suoi amici intellettuali lo accompagnava a vedere questi film, solo io. Forse si vergognava. Solo inesperto e così ho scoperto questa sua passione per i film di cowboy. Probabilmente, non so, gli piacevano perché erano diverse dai film intellettuali, non ho mai saputo perché. Comunque, ma quando mi diceva Gianni, on y va al cinema, sapevo di sicuro che era un film di cowboy. Tornando al libro, è un libro veramente ricchissimo di informazioni, di notizie. C'è proprio tutta la storia della fotografia italiana e oltre, naturalmente, oltre i confini dell'Italia. E qui credo quello che è il merito della Susanna. È quello che stavo appunto cercando di... Io non ho fatto... niente per quello. Hai dato gli input. Ho solo raccontato delle cose che mi ricordavo e non tutte. E è stato piacevole alla fine perché delle cose che io non ricordavo più assolutamente, lei me le ha fatte tornare in mente. Cioè. Me le ha fatte tornare in mente e anch'io l'ho vissute in modo piacevole, questi ricordi che non erano più ricordi, era il vuoto assoluto, e invece ritrovare degli episodi di quando ero ragazzino, della guerra, della... Ma anche è pieno di notizie proprio riguardo, non so, le riviste, i circoli, cito la gondola tanto per fare un esempio, le mostre, gli artisti incontrati, le personalità, a parte il gossip su Sartre, ma è veramente un libro molto anche piacevole da questo punto di vista e molto informativo soprattutto. Susanna, voglio dire, in realtà appunto lui ha avuto una vita ricchissima, è stato fortunato, ha incontrato un sacco di persone, ha avuto un sacco di incontri, un sacco di possibilità, insomma, diciamo che il materiale grezzo c'era, ecco. Forse come dice lui, un po' nascosto. Nascosto, bisognava farlo uscire. E in effetti poi, dopo, una volta già chiusa l'autobiografia, continuavano a uscire cose, insomma, che forse bisognerebbe fare una seconda puntata, volume 2 bisognerebbe fare. Assolutamente, certo, perché no? Ma una cosa che mi ha molto colpito è il rispetto che tu hai per i tuoi colleghi fotografi. È veramente una cosa... Devo dire che mi ha toccato proprio. No,
perché quando questi giovani vengono da me e mi chiedono di che scuola fare, dico, in fotografia ormai le macchine fanno tutto da sole, non devi fare nessuna scuola, devi vedere i libri di altri colleghi, perché io ho imparato tutto dai miei colleghi. Si impara sempre, ancora oggi, i miei 3.000 e più libri di fotografia, tutte di reportage. Ho imparato da loro tutto quanto, non è... Poi ci ho messo qualcosa di mio anche, ma i suggerimenti, le idee, il modo di fotografare l'ho imparato dai colleghi, colleghi famosi come Cartier-Bresson, come i fotografi del Life, i fotografi americani, Dorothea Lange, G. Smith soprattutto. E quindi sono riconoscente a questi che hanno fatto la mia formazione. No, ma è così, è particolarmente, come dire, non è usuale, ecco, di solito. No, ma anche i colleghi italiani, cito Ferdinando Scianna, Gabriele Basilico, da ognuno, per esempio le foto d'architettura ho imparato a farle da vedendo quelle di Gabriele, Scianna, quello genovese, come si chiama? Saglietti. Sono fotografi bravissimi che non hanno avuto il merito di essere sì, riconosciuti così come ho avuto io la fortuna. Basilico e Scianna, diciamo. Sì, sì, Saglietti effettivamente è un grande fotografo, ma purtroppo per il momento... Saglietti è bravissimo, anche Cito è bravissimo. Certo. Poi ci sono tanti giovani, e i giovani purtroppo vogliono fare gli artisti, non i fotografi, e quello è il male che li rovina, secondo me. Ecco, qui c'è una domanda che mi interessava fare, perché la fotografia ha diversi linguaggi, diversi modi di usarla, e molto spesso è stata proprio usata, diciamo, dagli artisti visivi. Cito appunto, nella storia, i radiografi di Man Ray, di Molinogi, di Schad, piuttosto che il fotomontaggio, o anche nel contemporaneo, cito il bravissimo Mario Cresci, eccetera. Tu hai mai avuto la tentazione di spingerti anche su questo tipo di linguaggio? No, assolutamente. Ho cercato che la mia foto fosse una foto sociale, una foto di tutti i giorni, non so come dire, perché le fotografie che faccio io, non so come dire, non sono io che le faccio, ma sono i fotografati che si mettono in una posizione tale che dico, ma guarda che bella fotografia. Le foto di reportage le fanno i fotografati, non i fotografi. Non so, per esempio, i fotografi di moda sono veramente creativi, perché certo, devono fare le fotografie, comporre, mettere le donne in un certo modo, e mentre io no, io approfitto di quello che vedo. Sto cercando una foto che è una delle mie preferite, tue,
dove però qui viene un po' rimesso tutto in discussione. La foto del vaporetto. Beh. Sì, perché lui la fa facile, no? Quella lì non è merito mio, è un colpo di culo. Ho visto questa composizione bellissima e figurati che allora con la pellicola si faceva uno scatto, uno, certo. Non come adesso col digitale, 20 scatti, 30 scatti, 100 scatti. Figurati, è venuto l'altro giorno, giorni fa, un ragazzo con una digitale che doveva farmi un ritratto. Allora ho detto, ma farà 2, 3, 3. Sai quante ha fatto? Ha fatto 600 foto per tirarne fuori una. 600! Io ero allibito. E lui è così ormai, col digitale, il male del digitale è quello che scatti, mentre con la pellicola... Un po' perché avevi paura che finisse, perché erano 36 scatti. Facevi uno, due scatti, tre scatti, in casi eccezionali ne facevi quattro. Però prima di farli ci pensavi, adesso non ci pensi, scatti e basta. C'è una tua collega che la pensa esattamente allo stesso modo, che è Lisetta Carmi. Lisetta è una donna eccezionale, una fotografa eccezionale, siamo grandi amici da sempre. Anche lei non ama il digitale, perché un giorno le ho fatto questa domanda. Pellicola, è rimasta molto... La pellicola ha dei toni... Certo. Dei passaggi di grigio incredibile. Per questa voluta mancata adesione all'agenzia Magnum è molto singolare per un fotografo. Allora, io fin da ragazzo ho amato molto la libertà. E non avevo capito bene le clausole che c'erano se diventavi fotografo, ma pensavo che fossi obbligato a fare tutti i lavori che mi dicevano di fare. Poi io ho molta difficoltà con le lingue. Dovevi parlare inglese molto perfettamente, perché tutte le riunioni le parlavano in inglese. Insomma, sentivo che, e poi detta tra noi, ma che non si dice, non si sappia in giro, mi faceva paura mettermi con quei colossi che c'erano nella mano una volta. Perché erano dei colossi, Cartier-Bresson, Kappa, tutti gli altri, e mi terrorizzava un po'. E quindi le due cose mi hanno... Ma credo sia soprattutto la perdita di indipendenza, forse, quello che ha... Poi... Convinto. Non dico il nome, ma parlando con alcuni fotografi Magnum di oggi, mi dicono tutti, sì, la Magnum ti facilitava, ti apriva tante porte, però hai fatto bene a non accettare. Certo. No, perché erano due fotografi, perché allora... Bisognava essere presentati da due fotografi. E a me mi avevano presentato Kudelka e Erwitt. Che sono due amici. E quindi eravamo, mi ricordo, a Roma
di fronte al Pantheon che bevevamo un cappuccino con Kudelka e me l'ha detto, io ero lusingato da questi tentato, ma nello stesso tempo pensavo ai dati negativi. E quindi non so se ho fatto, avrei fatto tanti lavori in più, sicuramente, però mi accontento di quelli che ho fatto. Non è che hai lavorato poco, diciamo. Sì, no, proprio perché lo facevo con passione, non mi stancavo mai. Per esempio, per il Touring Club, d'estate, con le giornate lunghe, lavoravo dalle 6 di mattina alle 9 di sera, ininterrottamente, senza mai smettere. Certo. E quindi non sentivo nemmeno la fatica fisica. Perché? Perché è un divertimento, non so. Sì, entra di nuovo la passione qua. La passione. Assolutamente. Certo. Che è stata la mia fortuna. Io dico sempre, non ho mai lavorato un'ora in vita mia. Ho sempre fatto cose che mi piacevano e mi divertivano. E sono stato un privilegiato, in fondo. Certo. Secondo te perché una foto diventa famosa? Mi riferisco alla famosa automobile sulla spiaggia in Scozia. Quella dell'automobile non è la foto che mi piace di più. Ma quella che vedo di più è i collezionisti. No, parlo di famosa, no? Perché entra un'aura su una certa immagine. Perché si spingono alcune foto che a noi piacciono di più. E quindi non è tanto una scelta degli altri, quanto una scelta tua che certe foto ti sembrano riuscite meglio di altre. E allora le stampi di più, le fai girare sui giornali di più, le metti sempre nei tuoi libri di coso. E direi che sei tu che la fai diventare famosa. Non... E la gente poi abbocca all'amo. Ah, quella è foto famosa, perché si vede tanto. Perché sono probabilmente foto in cui ci si identifica in qualche modo. Mulas è stato importantissimo per me, perché quando sono venuto da Milano, da Venezia, mi sono trasferito a Milano, sono andato a trovarlo, Ugo, che lui era già famoso. E parlando del più del meno, mi faceva vedere le sue fotografie e io dicevo, bella questa, bellissima. Alla terza volta che dicevo, bellissima, ma mi dice, se mi dici che ancora una foto mia è bellissima, ti caccio via. E io imbarazzato. Dico, ma cosa devo dire? Bella, buona, ecco, buona. Per me bella o buona non c'è nessuna differenza. E lui no, mi ha detto, una fotografia bella è perché è ben composta, è bella, però non ti dice niente. Una foto buona ti racconta, ti spiega, tu devi cercare sempre di fare foto buona.
Io da allora ho cercato di fare sempre foto buone, ma le foto buone si vendono meno e allora ho fatto tante foto belle. Perché... Beh, ma però molte volte coincidono le cose, eh? Non è che ogni tanto questa divisione... foto buone. E adesso appunto che c'è il mio editore Roberto Koch, che mi ha chiesto di cercare delle foto inedite da pubblicare. Devo dire che ho scelto, ho trovato 700 foto inedite che mi sembrano abbastanza buone, non belle, e ho scelto solo le buone. Che c'è dentro una descrizione, raccontano qualcosa, le foto devono raccontare qualcosa. Certe di più, certe di meno, certo. Però devono raccontare. Sai, dipende anche da chi le vede, perché io ho notato che alle mostre, se faccio delle foto, c'è la gente che ha la mia stessa cultura e le capisce. Se ce n'hanno di più cultura di me o di meno, non capiscono le fotografie. È come leggere un libro, no? Se capisci quello che vuole dire l'autore, va bene, se no è un disastro. E così è per le fotografie. C'è una differenza di cultura che qualche volta non ti fa leggere la fotografia. E quindi, per esempio, una foto che ho trovato adesso, che non avevo mai trovato, è un salotto inglese con i personaggi che sono lì, che parlano, chiacchierano con i loro cani, che c'è una descrizione, secondo me, una buona fotografia, perché spiega bene cosa sono gli inglesi in salotto. E poi ce n'è un'altra dei francesi in salotto, che è tutta un'altra cosa. Gli inglesi sono compassati, invece i francesi gesticolano, ridono. E queste sono le foto che mi piacciono, no? Perché la realtà, descrivono la realtà delle cose che normalmente magari passano inosservate, e la fotografia serve, è molto utile per scoprirle. Certo, e in questo lavoro di scoperta dell'inedito, Susanna, qual è il tuo ruolo? Nessuno. No, non è vero. Quando dicevo che quando si tratta di certe cose è sempre lui che... Sì. Nell'ultimo mese lo vedevo che, no, che andava lì nello schedario, cercava, ma era tutto qua, era proprio perso nel suo mondo. No, perché è importantissima la Susanna, che io le vedo, poi le faccio vedere. E io gliele faccio. Cerco di convincerla che è una buona fotografia, se non ci riesco la elimino. Non è vero, perché è testone per convincerlo, invece non è vero, perché non sente ragioni. Devi bistrattare ogni tanto. No, se una foto ho dei dubbi, è basilare lei. No, ecco, se ha appena un dubbio, e lei dice no. Allora, se è una foto che sono convintissimo, e la difendo, no? La difendo fino all'ultimo. E poi... Comunque è vero che il tempo nella lettura dell'arte in generale, e anche delle
immagini, della fotografia, ha un ruolo assolutamente importantissimo. Poi è fantastico, una cosa fantastica che mi piace moltissimo. Una foto che 40 anni fa, 50 anni fa non diceva niente, 50 anni dopo acquista un valore incredibile. E infatti queste foto che sono inedite, allora non le avevo prese in considerazione. Oggi, con 50 anni dopo, le piglio in considerazione perché è cambiato i tempi, è cambiate le persone, è cambiate le atmosfere. Hanno guadagnato molto invecchiando, come il buon vino, no? Quando invecchia migliora, e così la fotografia. Ma anche perché probabilmente ci sono state delle intuizioni fatte in un momento storico in cui erano avanti rispetto al momento storico che si stava vivendo. Poi, in funzione di quello che è successo dopo, quel lavoro acquista immediatamente un valore. No, per esempio, ho una foto che mi piace moltissimo, che non avevo mai considerato, fatta da un finestrino di un treno alla stazione di Bologna, mentre aspettavo. Consideravo una foto banale. E invece, rivista adesso, ce n'è uno che fa la faccia scura perché lo fotografo, uno che ride, uno che scherza. C'è una varietà di reazioni al fatto che io li fotografo straordinaria, secondo me. Certo. E, Susanna, la tentazione di fotografare, forse fotografi già, questo non lo so, e forse è un inedito. Allora, no, la tentazione di fotografare a un certo punto l'ho avuta da piccola, bambina, sui 10 anni. Io e mio fratello sono andati da mio padre e gli abbiamo chiesto: oh, papà, ci insegni a fare le fotografie? E lui, che è veramente essere indefinibile, ci ha dato due vecchie sue Leica, due Nikon forse, erano due Nikon. Degli obiettivi, sì. Così ci ha fatto le fotocopie di un piccolo manualetto di fotografia, ci ha fatto uno schemino, mi ricordo era il retro di una fotografia che lui ha tagliato, e ci ha scritto i tempi di posa, apertura di diaframma, eccetera, ce le ha date e arrangiati. Diciamo che forse no. Aspetta, fammi finire, non è il modo migliore per, come dire, creare la passione nei tuoi figli, ecco. E poi c'è il problema del modello, insomma. Certo. Davanti. Certo. A me sembra, io faccio delle foto e faccio le foto col cellulare adesso. Ma questo lo facciamo tutti. Non ridire. Ormai è così. Le foto orrende. Ecco, cioè ho una super, sono iper critica, no? Perché no. Ovviamente il modello poi... Certo. No, allora, ero terrorizzato che i miei figli facessero lo stesso mestiere mio. Perché per un figlio, se fai il mestiere del padre, o diventi più bravo, e allora va tutto bene. Se rimane molto più scarso, ti crea dei problemi incredibili. Io ho visto. Situazione continua. Ho visto tanti casi dei figli che hanno fatto il mestiere del padre, non riuscendo a diventare più bravo del padre, che sono avviliti, hanno. Quindi l'ha fatto per il nostro bene. Sì, sì, l'ho fatto per il nostro bene. Bene, mi piacerebbe ancora continuare, ma forse è il momento di terminare questa bellissima conversazione. Avrei voluto ancora che tu parlassi di Romeo Martinez, una figura storica nella storia della importante nella storia della fotografia, ma insomma
Salgado, eccetera, eccetera. Però direi che parliamo invece di Camogli, ecco, che mi pare, per chiudere, è l'argomento forse al momento più attuale. Ma guarda, egoisticamente, sono veramente felice che la Susanna abbia questo ruolo, perché ho visto che tutti gli archivi dei grandi fotografi e anche dei fotografi non così importanti, di solito i figli danno tutto al macero, vendono i libri a rigatiere, no? No, mentre lei, spero che riesca a far funzionare, a utilizzare questo mio archivio, e non come succede in tantissimi casi che i figli hanno, per liberare l'appartamento, hanno dato tutto al rigatiere. Ci sono tutte le premesse, credo, che è tutto funzionale. Quindi egoisticamente sono molto contento che almeno Susanna, se non Alberto, lui può stare a Camogli a godermi la vecchiaia. E l'orto, che detto egoisticamente, l'ho detto, lo riconosco, e quindi sono molto contento. Bene, bene. Grazie davvero. Grazie a te. Soprattutto a Nicola Vassallo che ci ha invitato. Lei ha fatto un ciclo veramente molto importante, interessante, e le siamo veramente tutti grati, molto grati. Bene. Va bene, è stato un piacere. Ciao. Ciao.